Quella dei sottoservizi sembra la storia infinita, ritardi e problematiche, progetto da modificare, un appalto da 80 milioni di euro, di cui la metà da spendere. Nella scorsa commissione di garanzia e controllo convocata dal presidente Giustino Masciocco, il presidente della stazione appaltante, la Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, aveva prodotto una corposa relazione su criticità e tempistiche. Dopo aver sentito la società e i tecnici, la commissione comunale di Masciocco lunedì ascolterà le ditte appaltatrici, le imprese a cui sono stati assegnati i lavori del secondo stralcio del progetto dello Smart Tunnel più di 4 anni fa. Per evitare un danno economico sarebbe necessaria una rimodulazione del progetto, un danno che la Gran Sasso ha stimato in circa 30 milioni di euro, fatto che, come spiegato da Piccinini, potrebbe mettere in seria crisi la società acquedottistica. Il presidente Masciocco ha già detto che la commissione non è l'inquisizione, ma visto che il comune è coinvolto, si vuole far chiarezza sui problemi che ci sono e verrà prodotta un'accurata relazione da consegnare al presidente del Consiglio Comunale. Dal punto di vista tecnico questa è la situazione. Il primo stralcio dei lavori sta per essere completato, ma sono emerse difficoltà scaturite da previsioni contrattuali irrealizzabili, di cui ci si è fatti carico in un primo momento solo perché la città era disabitata. Ora, con il centro ripopolato, la proiezione sul secondo stralcio è più gravosa, di cui la richiesta di coinvolgimento del Consiglio Comunale. Per la Gran Sasso il secondo stralcio dell'opera, che è suddiviso in 5 lotti, va rivisto con una modifica del progetto a ribasso, realizzando delle polifere al posto dello Smart Tunnel. Ad oggi è stato avviato solo il secondo lotto, giunto all'8% di realizzazione, per il resto è tutto fermo. Dal punto di vista economico, per ciò che attiene il primo stralcio, gli oneri a carico della GSA sono stati pari a 2.400.000 euro a fronte di circa 400.000 euro inserite in serie di progettazione definitiva esecutiva. Per il secondo stralcio si prevede una cifra 3 volte superiore. Il presidente della Gran Sasso ha sollevato anche la questione dei rinvenimenti archeologici, finora 140, con tutti i relativi problemi con la sovrintendenza e la presenza di edifici pericolanti ai margini delle strade, problema che si è dovuto affrontare col primo stralcio. Insomma, il succo è chiaro: portare a termine l'opera non sembra perseguibile. E di qui il coinvolgimento del Consiglio per valutare se è possibile una riprogettazione delle opere che restano. Dovrà decidere appunto il Consiglio. Ovvio che stracciare i contratti già sottoscritti rappresenta un problema. Venir meno agli impegni costerebbe circa 2.400.000 euro, ma riprogrammando gli interventi si potrebbe sostenere. Andare avanti invece costerebbe, come già detto, secondo i conti fatti dalla GSA, addirittura 30 milioni di euro, e la società non potrebbe mai sostenere tale costo.